In Senseiya prepara la finale contro la gara con i Dragons con una rosa sicuramente abbondante. Del resto ci si gioca l'appuntamento che questa squadra insegue da 4 anni, ovvero sia da quando nel 2005 fu fondata, e dopo 2 anni di Lega Calcio 8 si arriva comunque ad un traguardo così prestigioso. Sì. Nel Senseiya c'è Badalà in difesa, quindi De Pascale sorprende nuovamente tutti. In panchina vanno Petrella e Fioravanti, che sono pronti al debutto stagionale, e anche Capitan Rompietti, che non è il meglio. E parte subito la sfida, e parte subito con un potenziale autogol, perché Nazza non si intende confidati e rischia di una clamorosa debacle. Ma il Senseiya sembra subito più pimpante, ha subito una grande occasione. Il Chip calcia fuori clamorosamente. Poco dopo l'attaccante guidone, servito da Giro, divora la più facile delle occasioni. No! Ma il Senseiya sembra veramente avere un altro passo in questa serata, e arriva allora il giusto premio. Prima Chip però prova a servire Simone Colangelo. Simone Colangelo dalla sinistra cerca di centrarsi, subisce anche un fallo, ma lui resiste, riesce a scaricare il pallone su Argirò. Argirò da posizione indicata elabora un sinistro straordinario che termina sotto il set ed è il gol dell'1-0, ed è il gol che veramente fa scoppiare di gioia tutti i giocatori e panchina. 1-0 tra Senseiya e Dragons nella finale del torneo Play-Off. Grande Possiamo riapprezzare, e oltre adesso al gesto positivo dell'attaccante del centrocampista calabrese, veramente a grande prodezza, un sinistro fantastico che si spegne sotto l'incrocio dei pali. Il Senseiya ha il gioco, il Dragons non si fanno mai andare avanti, e qui Simone Colangelo che ha una grande occasione, ma bravissimo portiere avversario. Sempre Senseiya, qui è Bozzi che cerca Simone Colangelo, di Pascale. Riceve palla di prima, De Pascale, il tecnico, serve ancora centralmente sul coraggio sinistro, e ancora a dire di no al talento numero 11, il portiere. Ma Senseiya ha la possibilità subito di farsi con il gol del 2-0, merito di Antonio Cicchetti, il bomber di Guidonia, che devia di testa un buon cross, sul quale c'è anche una deviazione di un difensore del giocatore dei Dragons, che favorisce questa rete marcata da Cicchetti. 2-0. Vediamo ancora il cross, testa di Cicchetti, c'è una sporcatura del pallone da parte di un difensore di maglia bianca ed è subito il gol. Neanche tempo a ripartire, vedete che come i Dragons suonano il pallone e colpiscono l'arbitro. Neanche tempo però di ripartire, Simone Colangelo cerca Cicchetti, Cicchetti si coordina, il destro ed è il gol. Clamoroso, Senseiya 3, Dragon 0. Neanche nelle migliori delle aspettative si poteva immaginare una finale così dominata dalla squadra in maglia nera, che ci ha sempre abituato a soffrire. E qui possiamo riapprezzare la buona marcatura di Cicchetti. Si riparte e i Dragons ormai non sono più in testa con la partita. Allora il Senseiya cerca subito di chiuderla e lo fa. Bozzi di testa rimanda avanti questo pallone, c'è una grande confusione, Cicchetti si avventa sulla sfera, poi arriva De Pascale. De Pascale allarga su Argirò, che è bravissimo a servire Simone Colangelo. Stop, si gira, destro, e rete. E gol del 4-0, e possiamo anche dirlo, il Senseiya ipoteca il suo primo torneo, già nel primo tempo. Un Senseiya stratosferico in questa prima frazione di gioco, in cui possiamo riapprezzare il grande controllo, la capacità di girarsi e il destro di Simone Colangelo che va a rete. Con l'immagine siamo nella ripresa, stessa formazione per il Senseiya. De Pascale non si fida del resto, la squadra ha abituato sempre a situazioni clamorose. Infatti, l'azione da calcio d'angolo, colpo di testa numero 17 lasciato libero, pallone che supera la linea di porta ed entra in rete. Possiamo rivedere come Badalà non riesce a respingere la sfera. E gol del 4-1, quindi i Dragons cercano quantomeno di entrare in partita. E lo faranno perché nel secondo tempo è un monologo della squadra di maglia bianca. Qui è bravo Fidati. Oh, raga! Dai, nello stesso Nazza che cerca in tutti i modi di fare otto gol a salvare il risultato. Ancora una conclusione a distanza. Grande Amiano! Bravissimo intervento in calcio d'angolo. Poi è ancora i Dragons veramente che si sono ossessionati. E qui grande deviazione sulla traversa di Fidati a salvare il Senseiya che però ha una grande occasione con Bomber Cicchetti, che di destra si fa parare questa occasione dal portiere. Entra Capitan Rompietti nel finale, che serve qui Simone Colangelo. Palla torna al numero 86 che cerca il gol personale con un buon sinistro che viene respinto dal portiere. Entra anche Fioravanti, che torna sui campi di gioco dopo oltre 6 mesi al posto di Argirò. E il finale comunque è pura accademia di un Senseiya che controlla
fino ad arrivare dai, a vale, dai, vale. È stato il torneo dai, della vecchia guardia, è stato il torneo dei nuovi giocatori, è stato il torneo di un Senseiya che veramente ha meritato di vincere questa coppa, ha meritato davvero di coltivare questo sogno, ha meritato davvero di trovare un traguardo cercato per tanti anni. Dopo le partite nei campi di periferia o nelle partite comunque così organizzate alla buona, dopo le difficoltà nella Lega Calcio 8, la scorsa brutta annata, arriva un premio giusto a tanti sacrifici e tanta voglia che ha messo in campo questa squadra. Si sapeva. Complimenti sensei. Ho fatto niente. Grande. Ah, quello è fatto. Senta, ti lascia stare, tanto è inutile. Grande. A Roma. Playoff e siamo arrivati prima. Assolutamente. Sono che situazione. Dai, danza. Dai. Oh, Nanza che non mi ha detto niente. Io voglio il cancellato che ha fatto il messaggio. Non vi siete detti nulla oggi? È un grande successo oggi. No, oggi io avrei da ridire su di lui. Ma è festa, quindi non dico nulla. È bambino, non sa che quando si vince tutto. Ragazzi, abbiamo vinto, dai, cazzo! No, dentro di spogliatoio quello lì. No, dentro via, non sapeva giallo. Che cosa? No, ha preso Gino, ha preso. Ci ubriachiamo allora, eh! Ha fatto bene, ha fatto bene che ha nascosto lo champagne. C'ho la telecamera io! Era russa, comunque abbiamo scoperto che era russa. Quanto è stile l'emozione? Chi prende questo si sposa in una gira centro. Fulvio! Fulvio di sposi! Io ho portato, portato! Perché è un bravo ragazzo! Perché è un bravo ragazzo! Ti prende da cosa qua? Fidati! Fidati! No, è il calo del deserto. Tu è il capitano. È l'allenatore. L'abbiamo preso, l'abbiamo preso il presidente. Se prima della finale abbiamo fatto la Marco ha fatto 15 articoli circa. Aspetta. Capirai. Ma arriva, se arriva.